Come si fa? Come si fa? Senza un rumore gira la stanza. Come si fa? Come si fa? Solo con tanga per un stampere mia. Tutta la mattina solo perché nel pomeriggio esco con un'amica e mi spare mille colpi come Raffertiga. Ora basta una tortura, ti appoggi sulle palle, zitta e sei venuta, me li fai un bocchino. Come si fa? Come si fa? Senza un rumore gira la stanza. Come si fa? Come si fa? Solo con tanga devo stampare i miei. Aditti! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Come si fa? Come si fa? E mi fa impazzire! Mi fa impazzire! Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Famo partì sto treno! Di già! Subito! Andiamo subito in reaction, è qui che c'è una cosa interessante. No, non caprettato, no. La trianfartate! Ma che è successo? Stava male, lo stanno soccorrendo! L'infarto, allora, lo sembrerebbe. Io ripeto che questa pratica l'ho vista come pratica erotica sul sito PN, da Ray Lil Black. PNG? No. PN Camp è una pornazzi. PH, scusa. PNG.com. Non so perché ho detto PN. PNG.com. PNG di Adrian Fartate incaprettato, ma anche Ray Lil Black in un video dove era incaprettato Adrian Fartate e subiva cose da un uomo che poteva benissimo essere Adrian Fartate. Okay. Ma in questo caso i ruoli sono invertiti. C'è una donna che consola, a quanto pare, un desueto Adrian Fartate. Evocazione, un po' come Ivan oggi. Allora, evocazione su questa foto. Vedo un Gesù Cristo... un Gesù Cristo appena sceso dalla croce. Un moderno Gesù Cristo. Esatto, bello. Con la donna che va là a soccorrerlo. che non a caso la donna non ha il velo come nei racconti biblici, poiché compagna di Cristo. Tutto rosso. La cosiddetta Maddalena. Infatti le donne non potevano stare senza velo se non in presenza del proprio compagno, del proprio figlio. Lui sembra dormire o comunque è morto, sì. Insomma, a me mi sembra la capoccia un po' rossa, sembra come se sta subendo un po' di concentrazione. La bocca mezza aperta. Okay, la foto finale, ricordiamolo, è questa, quella che è andata sul... Quello, diciamo, un making off. Sul calendario. Comunque ci manca un calendario qui al Cerbero Studio, Serve pure. Infatti, ma mandacelo, fare. Adrian. Sì, mandacelo. Sì. Lo appendiamo volentieri. Facciamolo noi, se no facciamo un calendario made in studio. Proprio. Anche volendo. Dietro le quinte della foto per il calendario per cui ho posato, nel momento in cui venivo slegato, quindi era la fine, è uno dei momenti più belli ed emozionante perché mi sentivo travolto da un sacco di emozioni e completamente rilassato allo stesso tempo.
Vabbè. Che è Gianlu? Che è Gianlu? Ah, niente, stavo un attimo... La Coca-Cola? Sì. Ah, ok. Lo favo. Comunque, è quello che sento anche io, tipo quando... Vabbè. Diciamo bene. Vabbè, bravissima, perché non solo è strepitosa alle gare, sì, ma sempre in controllo e sempre in sintonia emotiva per la parte finale. Ma che significa? Che avete fatto nel durante? Perché eri pieno di emozioni, capito? Beh, perché è una pratica comunque coinvolgente, stringente di sicuro. Stringente. Poi, durante questa pratica, mo non so se è stato fatto, ma... Si possono inserire cose in orefizi. No, ma quella è un'altra roba. Sei fissato. Non sono fissato. Io ho visto questa frase. In ambito fotografico si potrebbe pur fare. Ma sono altre, diciamo, declinazioni. Ma non ci sarebbe nulla di male qualora fosse avvenuta questa pratica. Sì, dicendo che quello che ho visto io con Ray Lil Black, ma lì un'altra cosa, si inserivano cose. Certo. No, era questa pratica giapponese, questa pratica. Sì, ovviamente era lo shibari, diciamo, in chiave erotica. 100%. Ma anche questo erotico, ha detto il calendario erotico, ha detto. Di porno in ufficio dove ficcano delle cose in orifizio. Non è che in tutti gli uffici allora si ficcano le cose. Ma non avete mai però visto Adrian quei Fartate frame? L'ha definito un calendario erotico. No, sì, ok, sì. Quindi vorrei capire l'elemento erotico. I piedi. Potrebbe essere. Cioè, oppure la sottomissione. Dell'erotismo, ecco. Anche se ci fossero state altre cose erotiche oltre i piedi, non c'è nulla di male, ripeto. Oh, ovvio. Anzi. Avremmo apprezzato ancora di più, poi già abbiamo apprezzato abbondantemente. Comunque. È impossibile da descrivere quanto è bello, perché dovreste provare. Tipo quello che si dice per l'anale. Insomma. Vero? Per ogni persona è diverso, come per l'anale. Però dico, vabbè. Ma sei collegamento su una cifra, in effetti. Vabbè. Sta consigliando. È come vedere colori nuovi, tipo quando prendi un cazzone in culo che non avete mai visto. Ma di che colore il cazzone? No, può essere di qualsiasi colore, poi i colori che vedi una volta che entra. Ma carne, plastica, cioè metallo, qualsiasi cosa. Sì. Qualsiasi fattura, sì, Gianluca, ci stanno pure i cazzi fosforescenti. È la stessa sensazione. Di fluo, come è la stessa sensazione di impossibilità di descriverlo e senso di gioia e meraviglia. Maraviglia. Posso dire che non ci ho capito un cazzo, ti giuro. Vabbè. Però è un mio problema. Allora, quando tutti i parenti vanno ad un'associazione che si batte contro la discriminazione di genere e contro la mascolinità tossica. Sì, vabbè, questo l'avevamo letto, un'ora da Adrian. Comunque, ragazzi, qui c'è da rivendicare un attimo un format, perché... Che è successo? Beh, il Ditto Moccia sta facendo story impact, però... Cosa? Con tutto l'amore del mondo... Dittoccia, con tutto l'amore del mondo, dobbiamo un attimo rivendicare... la paternità su questo format incredibile. Gli unici veri detentori delle reaction e del commento a Story Impact. Quindi ho selezionato per voi. Abbiamo qui, cioè Dario Moccia si è messo a vedere Story Impact, sì. Abbiamo inventato noi Story Impact. Ma un po' come Ivan Grieco che fa l'evocazione, sì, esatto. Vabbè, hanno detto tutte cose assolutamente condivisibili comunque. Vabbè, sono citazioni al cervello che... Allora Moccia, sì, ma che stai a fare Moccia? Abbiamo selezionato due filmati incredibili con due performance che io e Marco abbiamo definito stellari da parte del nostro attore preferito, ovviamente solo dai primi secondi. Quindi brillante. Partirei, poi vediamo il servizio delle Iene. Un brillante Eccolo Nicolas Cage. Un brillante Nicolas Cage, tipo i titoli quelli per i film, no? Tipo Selvaggio Lucarelli, un brillante, sì, Nicolas Cage. Manca di rispetto a sua moglie, non si aspetta quello che succederà. Vediamo. È contento sicuramente Marco Galletto, grande fan di Story Impact. Quindi... Guarda, già che c'è lui partiamo bene. Esatto. Eccoci, allora vi riconfermo l'ordinazione, una bottiglia, una Coca-Cola e un tramezzino, giusto? Sì, grazie. Okay. Già capisci che lui sta scazzatissimo. Finito di fare la scema? Ha fatto sì, grazie! Fa stare per fesso. Flirtavi col cameriere. Amore, ma che dici? Cazzo, è un mostro. Non mentirmi, non devi mentirmi. Ma che stai dicendo? Non è vero. Ah, non gli hai sorriso? Non gli hai sorriso? Senti, non lo so. Senti, è semplice, una domanda ti ho fatto. Fai funzionare quel mezzo cervello che hai. Hai sorriso o non hai sorriso? Non mi sembra, comunque anche se l'avessi fatto sarebbe per gentilezza, perché ha appena preso l'ordinazione. Quindi per te è proprio un fatto istintivo essere disponibile con tutti. Ti rendi conto che stai creando un problema dal nulla? Ma quale dal nulla? Ma se fai così davanti a me, quando non ci sono, che fai? E pensavo che avessi capito che non ti conviene mancarmi di rispetto. Mamma mia, raga, ma fa paura proprio. Sì, proprio un completo psicologico. Ma poi la cosa brutta è che esistono persone sì, così. Sì, sì, esistono. A me fa paura perché mi ricorda scene che ho visto proprio con i miei occhi, no? Di gelosia. Dai tuoi occhi. Con i miei occhi.
Cioè? Anche dai miei occhi. Ah, okay. Anche dai miei occhi. Cioè, spesso sono stato io vittima in passato. Vabbè, da piccolo. Non a questo livello, di gelosia. Però. No, anche a questo livello, ma ripeto, a 16 anni, ripeto, di gelosia, sì, così immotivata e infantile. Quando non c'è esperienza. Un uomo adulto già è più raro, però è grave. No, comunque è assolutamente incredibile. Devo dire altro che Jake Gyllenhaal. È una performance, cioè, fatelo, un lavoro lui, tutt'altro che vergognoso. Ma sta scherzando, fatelo fa lui o Sciacallo. Fate il remake, cioè, scherzando. Nightcrawler. No, hai perfettamente ragione. Sono stata superficiale, hai ragione, scusami. Adesso chiedi scusa. Prima cerchi di farmi passare per pazzo, ma adesso chiedi scusa. Senti, guarda, andiamo via, va. Tanto lo sai che non finisce qui. Forza, andiamo. Che ansia. Addirittura via dal ristorante. Appena ordinato. Evitare. Poi stanno dentro casa. Il ristorante è una casa. Stanno dentro casa. Sono proprio le sedie di casa. Quelle, guarda. Sono proprio le sedie di casa. Dopo il ristorante. Ti fanno passare per pazzo, ma adesso gli riscusa. Monica? Ciao. No, no, tutto bene, solo che non ho sentito la sveglia, non sono riuscita a venire a lezione. Adesso? No, è che ho la casa... Ma che c'è sta Paperino dall'altro lato del cornetto? Come si chiamava? Devo sistemare, non posso uscire. Magari nei prossimi giorni, ok? No, la persona che ha dovuto registrare... Altro, no, sembra era uno, un cane, secondo me. Sembra uno che c'ha un bavaglio, no? Tipo una persona in sequestro. Hanno fatto doppio un cane, vabbè, che tanto il livello è quello. A parte sì, sono... Nicolas Cage. Penso che abbia doppiato un cane, sì. Proprio sì. L'unico cane parlante, però. Va bene, dai. Ok, ti apro. Comunicativi, cioè, ma pure come questa sta in piedi è innaturale, cioè sono un wendigo veramente, è vero, cioè, che come si fa a stare in piedi nel modo più naturale possibile, ma che è? Senza senso queste braccia tipo un wendingite NPC, da NPC che aspetta il prompt. Sta svenendo, tipo, sai quando... Guarda. Il regista ti è un Sims, piatti, un Sims. Calmati, perché si vede che sei agitata. Già prima danno in scena. Sì. Mi sono dimenticato come si sta in piedi. Sta in default. Ciao. Ma non avevi detto che non volevi uscire? Sì, ma ho cambiato caffè idea. Caffè a terzo grado. Alla fine una piccola pausa ci sta, poi sistemo dopo. Ma no, tranquilla, il caffè possiamo prendercelo anche qui. Comunque... Se questa è una casa disordinata dovresti venire a casa mia. Sembra passata un'invasione barbarica. Davvero, tranquilla. Che cos'hai? Ammenata. Tutto bene? Sì. Andiamo, dai. È stato Carlo? Amore mio, non puoi andare avanti così. Devi uscire da questa storia. Impact. Senti, non è stata colpa tua, sono stata io a provocarlo. Ma basta con questa storia, non puoi sempre giustificarlo. È successo un'altra volta. Lui non è cattivo se io mi comporto bene. Guarda che è nelle discussioni che si vede il carattere di una persona. Lui è quello che è quando ti fa questo. Le sue paranoie servono a plagiarti psicologicamente e questo è quello che succede. Lui mi ama, io lo so. E sa essere la persona più dolce sulla faccia della terra quando io non lo faccio arrabbiare. Quando non lo fai arrabbiare? Sì. Cinzia... Questo non è amore. Anche nelle discussioni, per quanto acute e intense, chi ti vuole bene non ti impone la sua volontà. Ti resta accanto sempre. Ti sostiene, facendoti sentire più forte. Questa relazione non è sana e tu ne devi uscire oggi stesso. Io non posso lasciarlo, lui non lo accetterebbe, Monica. Io... Più che altro sì, ritrae situazioni o bianche o nere, nel senso non è sì, che c'è molto su cui discutere, c'ha ragione platealmente sì, quell'altra sì, Monica, e lei è confusa, no? Dice quando non lo faccio arrabbiare, ma sono cose stereotipate, capito? Sì, sì. Devo dire che però non recitano male in realtà, a parte l'entrata ad NPC ci sta. Sì, non è sì, sgradevole. Non è male. Non è un male. Po' palloso e che comunque vabbè, cioè, a tratti è un po' forzato, vabbè, però poi, del resto... Raga, parliamoci chiaro, nel momento in cui c'è Nicolas... Cioè... cattura l'attenzione al 100%, poi quello che viene dopo ovviamente è meno potente, cioè, c'è poco da fare. Mo ritorna sicuro. Beh certo, ci sarà la redenzione. Io ho paura.
Non devi aver paura. L'amore ti deve far sentire libera, non in prigione, Cinzia. Quasi parla. Il rispetto è una forma di amore. E chi non rispetta il prossimo non sa amare. Zia, qualunque battuta possa. Come faccio? Non ti preoccupare, ci sono io. Vade. Così del bot. Hello. Beh, perché non rispondevi alle chiamate? Con chi eri? Con nessuno. Volevo parlarti, ma volevo farlo da vicino. Vabbè, sono qui, dimmi. Le fiori, non ce la faccio più. Questa storia non può continuare. Che stai dicendo? Sto dicendo che non ne posso più delle tue continue accuse e della tua gelosia opprimente. Va bene. Hai ragione, ho sbagliato. E infatti questi sono per chiederti scusa. Dai, adesso cucina qualcosa con fame. Sei un coglione. Cazzo. Dai, due errori comunque. Basta poco, dai. Vabbè, poteva... Vabbè. Però c'ha pure dei difetti lui alla fine. Sì. Non cioè... abbiamo visto solo sta parte. Sì, sì, ma magari cioè, poteva provare tipo al lupus la paraculata finale, però si è rovinato con sta frase, dai. Come fanno a rendersi conto? No, si merita di essere lasciato in tronco, mi dispiace. Non ha redenzione, questo personaggio. Come? Vuol dire che questa volta non è come le altre. Io sono stanca, non voglio più subire tutto questo. Senti, ti ho chiesto scusa. Quanto ne dobbiamo parlare ancora? Ma tu chiedi sempre scusa e poi lo rifai ancora e ancora. Io sono stanca, non voglio più avere paura. Paura? Ma paura di cosa? Ma invece di dire queste stupidaggini, dai peso ai gesti che faccio per dimostrarti il mio amore. Belle le tue prove d'amore. Paura, costanti accuse, gelosia opprimente. Sei un altro. Non ho nessuno, è con te che non voglio più non fare. Non farmi passare. Raga, come fa paura, oh. È il cameriere. Ma come il cameriere? Il cameriere. Oh, no, 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 il cameriere. Questo è entrato dall'angolino. Dove sì, abbiamo appena scopato, coglione. Un Terminator. Brava Dracula, non lo so. Porca puttana. Stavano dietro l'angolo. Ma dietro del che plot twist, raga. Tu che mi costringi. Oh. Cazzo è questo? È inutile che alzi la voce, non mi fai più paura. Nei litigi. Anche nelle discussioni più accese, chi ti vuole bene resta al tuo fianco sempre. Non ti impone la sua volontà. Ha detto Vanessa. E ti fa sentire più forte. Cinzia. No. Grazie, beh, Lia. Grazie. Grande grazie, Lia. Grazie per i sub. Lei è Cinzia e l'altra è Monica. Ah, ok. Grazie, grazie Lia. 5 sub, grandissimo. Grazie. Non ci si dovrebbe mai sentire in prigione, ma sempre liberi. Anche il rispetto è una forma d'amore. Abbiamo capito. Bene. E chi non sa rispettare il prossimo non sa nemmeno amare. La musica è arte. Vattene via di qui. No! Ma che c'ha la voce di Marco Buono? Chad, vattene via di qui, marra. No, rimettimela un attimo. No, ti prego. Rispettare il prossimo non sa nemmeno amare. Vattene via di qui, marra. E non farti più vedere. Il biologo Top Chad ha messo, ha zittito proprio. E va. No, una storia di impact de merda, raga, orribile. Cioè, almeno sì, le altre sì. Lineare. Guarda, proprio come recitazione però buona. Alla fine posso fanno dire una trisom. Pensavo sì, più che magari lo faceva ragionare, che lui che magari capiva. Però è giusto secondo me che non abbia redenzione sto personaggio. Cioè, dici che era troppo esagerato, sì, proprio sì, i limiti sì, della sì, non scritto non sarebbe troppo stato credibile il cambiamento. Una bella narizia, però così è troppo bidimensionale. Sì, ovviamente cioè, sì. Proprio... Però recitazione è buona. Però effettivamente potrebbe un finale con un personaggio così buono poteva essere percepito tipo l'ennesima paraculata. No? Sì. Allora, vediamo quest'altro, poi passiamo alle ieri. Il finale ti farà commuovere. Il finale ti farà commuovere. Qua c'è un taglio diverso. Il nostro eroe. Ci farà commuovere, regà. È lui. Grazie per il sub. È lui. Invece è un bravo pa. Ah, no, caccia la figlia di casa. Mesi, no. 7 mesi. Pure qua è uno stronzo. Ne sa. Top. Non so. La madre che è stronza. Già ho capito. Subito. Lui è un buon pare, però. Allora, osserviamo la sua capacità attoriale di cambiamento. Vediamo un po'. Fa il buono. Perché è forte. È possibile. Gli è cambiato il ruolo a lupo. Sì. È davvero troppo, Nicola. Amore, che c'è? Tua figlia ha frugato di nuovo tra le mie cose.
Ma Elena. Ah, ma per i trucchi dici? No, gliel'ho detto io. Vibratori. Realmente tanti. Se vuole dei trucchi che se li compri. Mi sono stancata di dover dividere i miei spazi con lei. Questa crudelia. Non l'ho fatto con cattiveria. Non volevo infastidirti. Ora sistemo tutto. Ecco. Padre. Rimetterei tutto a posto. Promesso? Sì. Sì. Mo sembra buonissimo. Cioè, comunque oggettivamente è bravo, raga. Mo cazzata a parte. Certo. Un bravo attore. Sì, è veramente bravo. E non è che io sto qua di cazzare. Qua sembra un cucciolone. A me piace. Sembra un cucciolone. Nell'altro sembra veramente uno psicopatico. No, no. Top. Sì, sì, sì. E cosa fai con questo? Era l'ultimo snack. Lo stavo tenendo per me. Manco ai cani. Non esageriamo, dai, su. Ma chi è Starpia? Ma beh, ma se uno... Vabbè, sarà la nuova amante del padre che ha la figlia, no? Cioè, nel senso, possibile, lei è figlia di un altro, sì, un'altra moglie. Plausibile. La, sì, la matrigna. Plausibile. I capelli all'indietro, sì, all'inizio sembrava un altro taglio. Scusami, io... Ne ho abbastanza. Sei solo una viziata. Prendi tutto ciò che mi appartiene. La creatura dall'alto che opprime. Alla Orson Welles in Quarto Potere, calmi. Bravo, per farla sembrare più grossa. Ha detto che non lo sapeva. Pressi da lei. Ti vado a comprare altri snack se vuoi. E basta difenderla. Sei una noia. Una noia? Perché devi vivere qui? A 18 anni? È ora che se ne va da questa casa. E poi lascia sempre le sue cose in giro, non butta mai le confezioni di ciò che mangia, lascia le luci accese. Insomma, io non la sopporto più. No, c'ha 13 anni. Nicola, io voglio che tu la sbatti fuori da questa casa. Cosa? Amore, ne possiamo parlare dopo, in privato? Forse non hai capito. O se ne va lei, o me ne vado io. Ne manco sulla casa, la vattene a fanculo. È mia figlia. Non lo ripeterò un'altra volta. Sai che c'è ragione te, perché mia figlia, non nostra. Sì, sì. Anche lei all'inizio ha detto tua figlia, quindi insomma. Vabbè, ma si era capito, insomma. Che... Sì. No, non l'ho sentito inizialmente. Raga, che gli dirammo? Fai le valigie. Vabbè, vattene, dai. Vabbè, ciao. Vabbè, dai. Ci ho provato, ciao. Lui cercherà di trovare un punto di incontro, mi sa, non lo so. Vabbè, vediamo. Figlia, mi dispiace. Ma come? Ma lei è un simpaticone per questa donna. No! Mi stai davvero mandando via. Ma in fondo vai semplicemente a stare con la mamma. Starò più attenta. Non ma ti prego non cacciarmi. Pensa alla mamma pure, guarda. Dai. In fondo hai anche una mamma, no? Che c'è, Marco? Che ne pensi di questa... No, no. Che... La frase dice, aspirata. Marco, dice, dice. Sai quando ti viene il groppo in gola? Che ha fatto, sai, quella cosa che fanno a me mi viene da piangere quando vedo, quando sono così bravi gli attori che fanno, ma vaffanculo, stai a cringiare, no! Malissimo, ma io no, vediamo oggettivamente. Guarda, devo dire che oggettivamente lei è l'unica pessima, purtroppo, mi dispiace. Ma la bambina, sì. La bambina, la bambina è pessima come recitazione, loro sono bravi in realtà. Sostenere una conversazione del genere restando seri non è facile. Cioè, sì, ok, vattene, cioè, perché cazzo ordini? No, cioè, no, o lei o io, ok, vattene figlia. Così questo episodio, posso dire, è un po' un carcio sulle palle. Sì, 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 però vediamo, sono curioso. A me sembra proprio over the top a livello emotional, non so come dire, cioè troppo caricato. Ma di perché pianto partono di... perché partono a palla, sono brevi, ovviamente devono condensare tutto, non è credibile, ci cioè deve essere comunque un minimo di crescita non mi, emotiva. Non mi risucchia dentro, ma certo. Amore arriva. Stai preferendo una persona che ti chiede di scegliere tra lei e tua figlia. Chi ti ama fa di tutto per riempire la tua vita di amore. Una frase riciclata. Mamma mia, ragazzi, non fa di tutto per toglierlo. Padre è un verme. Pure la lacrima aggiunta nel cambio in curatura. Bravissimo. Vabbè, ma no, perché se applaudi solo tu sembra veramente sarcastico. Ah, okay. No, vabbè, un applauso lento. Lui in realtà c'è sta, raga, non c'è niente da dire. Però vediamo come va a finire. Sono curioso. Bravissimo.
gli argomenti, il fatto che la ragazza sia una cagna maledetta. No, no, non esageriamo. Dai, no, ma che cazzo? Ho detto che non è molto credibile, però beh, dai, ragazzetta, c'era veramente 13 anni. Dai, mutate, dai, mutate. No, vabbè, è una citazione, però. All'inizio, all'inizio. Lidia? Lidia, dai, apri! Voglio solo sapere come stai. Pronto? Nicola, Lidia si è sentita male, siamo in ospedale. Come? Ma cosa è successo? Me lo dovresti dire. Tu che cosa è successo? Quando si è presentata a casa con le valigie era sconvolta. Non riusciva a smettere di piangere. Continuava a dire che tu non le volevi bene. E cercava di respirare, non ci riusciva. E io ho provato... Ma è lo stesso divano dell'inizio. Come sta? Eh? Ma è lo stesso divano dell'inizio, ma in una casa ipoteticamente diversa, cioè quella della moglie. Credo di sì, però controlliamo. Ma capi che pezza terribile! No, non è lo stesso, no, non è lo stesso, non è lo stesso. Attenzione, Sì. La cura, dai, c'ha, la cura... C'hanno più di un divano. Sì, c'hanno due stanze, almeno due divani ce l'hanno. Sì. È salita una pezza. Oppure hanno messo sopra una copertura bianca su quello prima, capito? Non c'è stato niente da fare. Ho dovuto chiamare i soccorsi. Hanno... Non c'è stato niente da fare, che è morta. Non c'è più nulla da fare qua. È morta di tristezza, vabbè. Così. È morta. Ha solo di pianto. Sì, sì. Mariotti. Ha finito l'acqua nel corpo. Si la valigia. Ciao Jessica. Sei tu? Sei venuta a prendere i tuoi stracci? Stracci, addirittura. Non che poi fosse una grande perdita. Mamma mia, ma che è cruella. Veramente questi sono i tuoi stracci? In che senso? Scusa, cosa vuoi dire? Vedi, ho capito qualcosa di molto importante in questo tempo. Da quando Lidia se n'è andata, Madonna santa, tu hai iniziato a polemizzare su tutto. No, vabbè, a evitarmi di vedere i miei amici. Ma cioè, non è che si è reso conto, ho fatto la cazzata io a mandare via mia figlia. Ma veramente? Cioè, la colpa in realtà è sua. Se ne è accorto dopo. Ma questa è una stronza, ovviamente, ma... Sei una figa, andava bene. Ma è lui che ha accettato, cioè, la responsabilità del padre, cioè, per quello che le è successo. Cioè, mai cacciato via mia figlia, però poi ti sei tranquillizzata, quindi può andare bene, capito? Non me ne frega un cazzo che gli attacchi di panico, esatto, che se la so caricata con ambulanza. Sì, che poi è colpa sua, in realtà. Manco, sì, sì. Manco bellissimo. Perché lui... Ma che cioè, cazzo lei... scrive? Ma che ne so, ma qua la tizia, è lo scrittore? Secondo me. Quella alla fine, beh. Fa tutto andare in palestra. Qualsiasi cosa non ti stava bene. Così ho capito che in realtà il problema non era mia figlia, ma tu. Sono andato a casa sua e non avevo realizzato minimamente il dolore che le avevo causato. È finita in ospedale per tutto ciò che le ho fatto. Io, suo padre. Poi mica si specifica cosa ha avuto. Un attacco, andato... di panico. Si è sentita male. Vabbè, no, vabbè, detto... attacco di panico. Attacco di panico, ha detto. Sì, sì. Vabbè, tipo in chat, non so se è una trollata, che lui ha digitato il 911 la madre. Sulla... Davvero? Non so se è vero, però hanno scritto 911 e ridevano. Non so se era una trollata. Ah, no, forse era un modo di... Non lo so. No, 118. Ah, ok, ok. Ah, scrivete 911. Ride, però. Ho mandato mia figlia in ospedale. A causa di un capriccio. E allora ho realizzato quanto sono stato superficiale. E ho finalmente capito che... Non è così. Io volevo passare un po' di tempo insieme a te. Tu hai sempre soltanto preteso. Senza mai dare nulla in cambio. Nicola, io ti amo. Dai, levo dal cazzo. Basta. Se mi avessi veramente amato... Non mi avresti mai messo davanti a una scelta del genere. Ma c'hai 50 anni, cioè, è un concetto che dovresti già capire nel momento in cui ti viene chiesta una cosa del genere. Sì. Però cioè... a parte che lo prendiamo in giro sto coso, però è vero che chi si trova in queste situazioni tossiche non se ne rende conto. Lui è un cane vero, non sì, è vero, così, è bravo lui. Così plateale, cioè o me che so la tipa nuova o tua figlia. Cioè sì. Boh, a me mi sembra troppo un imperativo morale sì. Non andare contro mia figlia, chiunque me lo chieda.
Sanno relazioni tossiche. Poi magari, sì, scritto magari male, parlo così, poi mi ritrovo in una relazione tossica e farò anch'io questo stesso errore. Per carità, siamo esseri umani, però boh, mi sembra. Ma l'ho detto, il fatto è che essendo molto concentrato, cioè tagliano brutalmente, quello il fatto, arrivano subito al sodo e non ci credi, chiaramente. No, ma lui non è un cane, anzi, bravo, solo che, ripeto, deve sostenere un personaggio che è scritto col culo. Esatto, è quello il fatto. Esatto, cioè, sì, approvo. Una scelta del genere. Mi stai per far fare il più grosso errore della mia vita. Vai un attimo indietro quando parla lui e quando stacca sulla figlia. Che hai visto? Non mi avresti mai messo davanti una scelta del genere. C'era tipo un rumore di fondo, poi stacco e è sparito. Mi stai per far fare il più grosso errore della mia vita. Stai scherzando, tu stai scegliendo lei al posto mio. Sì, cioè... Così assurda, certo, come cosa. Essere così fin dall'inizio. Se ti ama, fa di tutto per rendere la tua vita piena di amore. Non fa di tutto per toglierti. Va bene. Faccio, Sai cosa c'è? Te ne pentirai. Lidia. Io ho capito tardi di aver sbagliato. Bravura figlia, Marra, non è adesso una cagna. Adesso meglio, però. Spero che tu mi possa capire. Non ho mai detto cagna. Non è una cagna, Marra, smetti di dare cagna alle bambine, Marra. Ti perdono, papà. Parla da tipo 30 inquadrature, comunque. Quello sarà di che poi è brava. Sto salendo, proprio. Mazza, c'è mai stato un... climax così, sì. Musicalmente parlando. Morale. Bella sta cosa che si abbassa. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video. Vabbè, allora andiamo subito a vedere un attimo che è successo. L'altro giorno abbiamo commentato il servizio delle Iene di questo pallavolista, insomma, che aveva essenzialmente pagato, diciamo così, una donna, una falsa fidanzata, adesso ve lo riassumo proprio brutalmente, e hanno fatto una seconda parte di questo servizio che secondo me è interessante da esaminare, cioè le reazioni di lui. Cioè lui per 15 anni aveva dato tipo, non so, 700.000 euro. 700.000 euro a questa donna. Così. Donna che doveva essere una modella, ma in realtà era impersonata da una donna, anche più grande di lui, di mezza età, sarda, che era in combutta con la sua amica, che aveva il compagno maresciallo, comunque carabiniere, che tra l'altro si rifugiò nella caserma, scappando dalle Iene. E quella con i capelli bianchi invece mi hanno corretto, che io ho dato della vecchia, della vecchiaccia, e mi hanno detto tipo che ha 40 anni. Ah, ok, quindi ho errato anch'io dicendo di mezza età. Ok, sembra più grande di quello che è. Va bene. Comunque, scam totale, lui devastato. Tante persone, pure quello è. Gli hanno fatto un intervention. Sì. E alla fine finiva... Sì, diciamo una sorta di rimpatriata con i suoi amici, con la famiglia, un po' stile Iena, a me non è piaciuto molto il finale, però vediamo un attimo le reazioni di lui, adesso probabilmente gli faranno rivedere parte del servizio, che è interessante perché... Posso spoilerare solo una cosa importante, così per mettervi ancora più l'acquolina in bocca? Sì. Porteranno lui sotto casa di lei così de botto? Ok. Senza senso. Senza senso. Non lo so, vediamo. E poi... puntini. Io dico solo questo. Più che altro sì, è una storia molto pesante, perché si tratta alla fine di un plagio mentale a tutti gli effetti. Quella live non è stata ricaricata perché era integralmente copyright, perché abbiamo visto due servizi alle Iene. Proveremo a montare questa, comunque verrà caricata la prima parte, però vediamo che fare. Andiamo. Piccolo seno lì. Ecco. Ok, sciroppasse di pubblicità. 700.000 euro in fumo per una donna. No, attenzione. Martedì scorso alle Iene vi abbiamo raccontato la storia di Roberto Cazzaniga. Andiamo avanti con questo. Ismaele Lavardera. E proprio mentre andava a questo servizio, io ero a casa del protagonista che guardava la sua storia in televisione. Lui è Roberto Cazzaniga, pallavolista di Serie A che per 15 anni ha vissuto una vicenda assurda. È stato letteralmente truffato da almeno due donne che gli hanno fatto credere di essere fidanzato con Maya, che addirittura sarebbe stata Alessandra Ambrosio, famosissima modella brasiliana da 10 milioni di follower. Stasera finalmente va in onda questo servizio. Sei pronto?
È una reaction. Sì, sì, è. Roberto, sta tagliando sto coglione, ma che c'è da ridere? Di questa bellissima donna, il suo servizio è contento, certo, sta tutto un brano euro. E da pochi giorni, grazie ai suoi amici, ha scoperto l'amara verità. Ma sei felice che lo vediamo tutti insieme qui? No. Ma infatti sì, ma questo è veramente magari... soggetto. È un po' greve. Ma sei felice, lui, sei felice. Cioè lui starà sembra a vivere un incubo, starà a viverci un incubo. Cioè, ma questi pensano veramente che con la moralina finale. Oh, vai in televisione, vai alle Iene, sei felice. Ma in realtà la mia vita ma è rovinata. Renatino, cioè, ma felice di che? Cioè, anche se mi avete aiutato, ho comunque fatto una figura sì, un po' del merda, carità. La mia vita è una merda, però sì, grazie. Cioè, lo stai a mettere alla fine comunque davanti a milioni di persone, per carità, grazie, però addirittura felice mi sembra un po' too much, cioè, hai visto il mare? Sì. Cosa si prova? Esatto, è Renatino, raga. Cosa si prova a perdere la famiglia? Tipo i Simpson. Sì, sì. Guarda, sta col sorriso così proprio. Oddio, il servizio che mi ha dato bene, Cioè, tu puoi fare quello che puoi anche se siamo questi. È un po' diverso, dai. Quindi dovrò trattenere le lacrime. No, ma devi essere te stesso. Già adesso mi stanno venendo. E infatti. Che ti spesso i fazzoletti? Non si sa mai. Roberto non ha idea di quello che lo aspetta. Dalla normalità alla fantascienza proprio. Ed è visibilmente agitato. Paura di essere magari giudicato senza comprendere tutto quello che c'è stato dietro. Era meglio giocare una partita, una finale, che fare una cosa del genere. Ed alla fine, come i veri campioni, riesce comunque a dare un senso a tutto quello che gli è successo. Secondo me era tutto un insegnamento, io. Mettiamola così. Ma iniziano ad arrivare un sacco di messaggi di incoraggiamento. Cosa dice? Ma la faccia di quella c***a si vedrà o l'hanno coperta? Non te l'ho chiesto. Lo vuoi sapere? Si vedrà. Si vedrà. È come se si vedrà. Ottimo, così si coprirà di vergogna. Godo. Ok, abbiamo rotto il ghiaccio. Ci siamo. Tutto a inizio quando i suoi più cari amici e colleghi di squadra ci hanno chiamato per lanciarci un allarme. Roby, purtroppo Maya non esiste. Ti sta prendendo in giro. Ti prego, svegliati. Ci sono tante persone che ti vogliono bene. Sei stato veramente truffato. Eh sì, perché se agli amici di Roberto fai il nome di Maya, loro rispondono così. Mi viene la pelle d'oca. Mi irrita. Ma chi sarebbe la misteriosa Maya? La presunta fidanzata di Roberto, che però nessuno ha mai visto, tantomeno lui, secondo me. Eh sì, perché questa presunta fidanzata in realtà non esiste. La prima volta che ho sentito parlare di Maya è stato nel 2008 tramite Manuela Passero, una mia amica. Manuela, puoi lasciarmi andare con un appuntamento? E questa Manuela Passero sarebbe la prima delle due donne coinvolte. Pure vedere i tuoi amici che ti rinnegano. Che esperienza deve essere? Ma infatti, raga, che gli ha dato una macchina, per chi non se lo ricorda. È una tortura, raga. Avete ragione in chat, è una tortura. Sì, è arancia meccanica. Sì. E poi lui immagino che magari neanche ti viene, te di mum me ne vado. Cioè lui, secondo me, vuole andarsene, però è la classica cosa dove tu te ne vuoi andare, ma non te ne vai, stai lì e soffri. È una tortura, esatto. Questa truffa che la fece conoscere a mio fratello e da lì iniziò tutto quanto. Ovvero che Roberto si innamora perdutamente di questa donna conosciuta virtualmente tramite la migliore amica Manuela. Ma ad un certo punto scatta un campanello d'allarme. Nessuno di noi durante quella stagione e anche negli anni successivi ha mai potuto conoscere personalmente questa Maya. Nell'ambiente della pallavolo inizia a girare la notizia e in un attimo tutti sanno e gli fanno delle domande. Ma Maya come mai non viene? Le giustificazioni erano sempre le stesse. Tanto lavoro, tante pubbliche, relazioni. È impegnata nel mondo della moda. Ti viene da ridere, come fai a credere a tutta questa storia qui? E infatti nessuno ci crede, nessuno tranne Roberto. Era felice, spensierato, i loro si... Ma in 15 anni sta modella non ha mai fatto una storia con uno. Si è mai fidanzata pubblicamente. Strano, cioè comunque c'ho tante di quelle domande. In 15 anni le cose che pubblica una modella... E immagina com'era 15 anni fa, immagina se lui magari è una persona non avvezza a certi metodi social, cioè, ho capito, però lui dice a tutti i suoi amici che questa sta con lui. No, questa non ha mai messo una cosa che poteva far capire c'è una relazione con un'altra persona, la persona più riservata dell'universo. Ma infatti non è per i suoi amici, cioè proprio lui che è evidentemente entrato in un loop mentale di autoaccettazione della condizione, sì. Cioè, no, questa domanda che hai fatto tu è anche oltre. Cioè, basterebbe dire non l'hai mai vista fisicamente. Quello che dici tu sulle storie è il minimo. 15 anni che ti chiede solo soldi. Che ti chiede solo soldi. È un caso no? troppo particolare, quasi fantascientifico. Clinico, palesemente. Domande, è una cosa sì, clinica, abbastanza. Ovviamente. Dato che appunto parlavano tramite comunque WhatsApp, social, sul telefono. Sì, lui la seguiva su Instagram, mi sembra plausibile. Sì. Non è che Nase la ragazza tua, quella sì, che pensi ma essere stata... te dai magari, capito, risposte del cazzo, che ne so... mette sta relazione pubblica perché è il suo lavoro, cioè dai, voglio dire, le giustificazioni sono tante, ripeto, nel momento in cui dai solo soldi a una persona
che senti al massimo vocalmente non la vedi per 15 anni, questo è proprio il minimo. Una videochiamata, il fatto magari mi puoi rispondere col tuo vero Instagram. Ma tante cose, capito? Sì, in 15 anni non te ne... No, perché lo gestisce il mio manager. Cioè, ma sai quante cazzate puoi inventare Mamma a quel mia. Punto? Però non hai la minima prova, capito? Ma... Ti devi fidare. Si è fidato per 15 anni, è questa la cosa. Si è fidato, è stato manipolato. Cioè, vabbè, certo, fidato tramite la manipolazione. Una modella brasiliana c'ha un accento sardo. Sì, che mi ma io direi che possiamo pure andare avanti, farci queste domande è un po' una perdita di tempo. Ogni giorno si confidavano. Roberto, in buona fede, c'era cascato con tutte e due le scarpe. Storia fake. Essendo innamorato di lei, avrebbe fatto di tutto per aiutarla. Però fa acqua da tutte le parti. Cioè, ok, che non è fake, ok. Pieno di truffe così, comunque. Guarda, sì, sì. Sì, ma in caso particolare, non è. Non dice niente. Fake. No, perché hanno scritto un in chat. Caso estremamente non è fake, particolare, no. No, no. Grazie mille, tanto grandissimo che ha pubblicato tra l'altro delle pop fantastiche su Cerbero Universe, condivise su Instagram di tutti i partecipanti di Lupus e non solo. Comunque non penso Simo, sia fake proprio al 100%. Scrivono Simo, non stai a capire, è per questo che sto ponendo queste domande, che ci sono molte cose che non capisco, ma non le capirò mai, non le capiremo mai. Accettiamo per quello che è, ciao. Poi sicuro poi se fosse tutto fake, quelle due persone coinvolte avrebbero accettato una gogna mediatica. Cioè di passare quelle tre persone no, con no, maresciallo. No, non sto dicendo che sia fake, però... No, non rispondevo a te. È stato girato per 15 anni, sì, quindi si sono organizzati in mille modi, feste di compleanno, regali. Cioè, sarei proprio curioso di come hanno aggirato per 15 anni qualsiasi dubbio gli possa essere venuto a lui, cioè in un modo magistrale evidentemente. Ti ripeto, sì, evidentemente dall'altra parte c'è una persona che mentalmente ha delle debolezze enormi. Questo. Vuole pure crede che sia vero. Sì, certo. Crede qualunque cosa. Sì, è un'autoillusione. Lei è molto brava con le bugie. Maya chiedeva delle somme a Roberto, facendo intendere che lei aveva bisogno per operazioni al cuore. Fa bonifici di un certo livello economico. E così partono bonifici su bonifici. Sì, ovviamente all'inizio non realizzi questa cosa perché è la sua vita privata, ognuno è libero di dare i propri soldi a chi meglio crede. Anche gli anziani genitori si accorgono di tutti questi trasferimenti di soldi, aprendo casualmente una busta della banca. C'era dentro un estratto conto e lì ho scoperto che veniva dato questi soldi a sto nome. E questo nome qual è? Valeria Satta. E sono tanti. Ogni giorno, ogni due o tre giorni c'è 2.000, 1.000, 5.000, 4.000. Valeria Satta, Valeria Satta, Valeria Satta. Porca troia, oh. E ancora Valeria Satta. Solo negli ultimi 5 mesi bonifica questa Valeria Satta ben 18.000 euro. Questa Valeria, lei sapeva chi è? Non so neanche chi sia. E così, tramite i pochi dati che abbiamo, scopriamo che Valeria Satta si trova a Cagliari. E noi lì andiamo. Ma trovarla è quasi impossibile. E allora setacciamo i suoi social. Questi scopriamo sia che faccia abbia, sia che frequenterebbe questo centro commerciale. Ciao, buongiorno, Ismela Lavadere, Tele1 Le Iene, come ti devo chiamare? Valeria. E qui, dopo 15 lunghissimi anni di fidanzamento telefonico e 700.000 euro per la prima volta, Roberto vede la sua Maya. Maya, Alessandra Ambrosio, oh genio del male. Ma cosa dici? Abbiamo le prove, Valeria, non fingere, ti rendi conto che hai distrutto la vita di un ragazzo per 15 anni? No! Valeria, sai, ti sei fatta mandare un sacco di soldi. Guarda, non sono io. Messo su una pantomima che ti faceva amare il cuore. E così abbiamo scovato anche la seconda donna coinvolta in questa truffa. Nome e cognome Valeria Satta. Alla vista di queste immagini, Roberto, che fino a quel momento era stato immobile e attonito, ha un sussulto. Ma concentratevici proprio sul sussulto. Fatecelo vedere, così ce lo mangiamo. Ah sì, ma guarda che l'ha anticipato lui. L'ha anticipato. È meglio se sei spontaneo. Cioè, è meglio se piangi. Sì. Dammi la reazione. Beh, il pallino con il suo comunque volto. Io purtroppo non ce la faccio. C'è sta proprio la cosa. È lo sciacallo. È lo sciacallo, sì. È esattamente quello. Cioè, pure in un servizio. Sta costruendo quello che gli serve. No, ma pure in un servizio ottimo. Perché io l'ho detto l'altra volta. Cioè, fino al momento conclusivo, all'epilogo, secondo me è tragicomico. Ottimo servizio, cioè sono andati a indagare, sono andati, diciamo, sotto casa di questa, al supermercato, hanno raccolto prove, bonifici, hanno fatto un lavoro di inchiesta alla fine. Era però evitabile fare lo spettacolino. Finale, ma soprattutto questo. No, questo dico, di mettere proprio la sua reazione, guardate ogni minimo movimento del suo volto, guardate lì sta a disagio, ora sta a disagio, guardate come sta a disagio, questo è. Che cazzo me ne frega, ok, ma è normale, ma non voglio godere in modo di intrattenimento del disagio totale di una persona. Ma ripeto, questo non mi sorprende perché il metodo Iene, cioè levato poi, non tutti, perché alcuni fanno ottimi servizi come quello da Iammello, è stato interessante, ma pure quelli su Scarcella, anche quello, ottimo lavoro d'inchiesta, però pure là c'erano un sacco di illazioni, un sacco di cazzate, false prove, testimoni non attendibili, poi...
magari i servizi sono anche validi, però devono condire sta roba perché è quello che il pubblico vuole. Poi ci ho fatto due servizi con una, alla fine top. Sì, 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 lui che guarda. Sì, sì, io riesco a capire. Da aiuto a spremuto comunque è greve. Sì, però cioè nel senso tu fai un qualcosa anche per aiutarlo, e poi fai questa cosa per quale motivo? Per mettere alla cugna mediatica il suo dolore. L'ha spremuto. Sì, l'ha spremuto. Come il limone. Perché il montatore non ha tagliato quella parte imbarazzante della domanda? Sei contento? Ma cazzo, una situazione così drammatica. Hai una figura di merda, ma almeno il montatore taglia. Perché è comunque volevano far vedere il mood con la quale lui avrebbe visto il servizio, così la gente stava incollata alla sua reazione, perché si vedeva che per lui era traumatizzante. Cioè stava vendendo il suo dolore alla gente che sta guardando. Vabbè, per quello che stanno facendo loro, è anche buono che abbia detto no. Perché dico, infatti, guarda, sta male, sta infatti male. Guardiamo come sta male le sue reazioni, sì, il suo disagio. Nessuno ti dice che figura di merda per le iene, però è una domanda. No, no. Che ormai è così normalizzata sta cosa di riprendere persone che stanno male. Sì, è vero, manco soprattutto in TV, più, ma l'abbiamo detto pure con quell'intervista a Grignani, che era, no, la Balivo, no. Forse non la, vabbè, la compagna di Berlusconi, scusate questa frase maschilista, però, di Pier Silvio. Ah, verissimo, trasmissione verissimo. Andiamo avanti. Yeah. Satamaia, in arte Alessandra Ambrosio, alias Valeria Satta. Roberto ha regalato Fanin, scusa, un Alfa Mito nuova rossa. Ma una macchina non la regala neanche la moglie, ma stai scherzando? Effettivamente un po' strano come regalo ad un'amica. E allora è il momento di andare a chiedere spiegazioni proprio a Manuela Passero. Manuela, Manuela, solo due domande. Devo andare via, ho un appuntamento. Perché fai così? Ci stiamo occupando del caso di Roberto Cazzaniga. Lo so, non lo conosco. Ma come non lo conosco? Ma sei stata proprio lei a presentare Maya a Roberto 15 anni fa? Non lo conosco. Chiama i carabinieri, spostati. Per favore. Ma ti togli! Manuela Passero non sembra volerci rispondere. Sale in macchina e se ne va. Noi però abbiamo altre domande da farle, soprattutto sulla Mito rossa. Perché scappi? Se fai così ci fai insospettire, Manuela. Ad un certo punto però una macchina ci affianca. Vada. No, non vado, carabinieri, maresciallo Romano. Carabinieri. Nell'altro servizio aveva il volto censurato, adesso non più. È vero. Ah, è una metti cosa un po', faccio vedere. È vero. Non sarà censurato. Sembra Lambenedetto così. Mi sa che gli hanno chiesto all'inizio. Ma è Lambenedetto. La volete dire la faccia di X hanno censurato, mi sa era lui. No, mi sa che si riferivano a lei. A lei? Perché la cosa d'impatto sì per lui. Ah, di quella, lei, sì, di quella sì, poco di buona. Sì, sì, no. Vabbè, però comunque, mo stiamo vedendo per la prima volta la faccia. Bravo, Simone. Il carabiniere. No, se non mo dicevi te. Ah, no, dicono che non è vero, però. Io pure mi ricordavo. Se non mo dicevi te, non me ne sarei mai accorto. Era solo un secondo, però poi si vedeva. Ah, sì? Forse mi pare che all'inizio. Io pure mi ricordo così. No. Andiamo a rivedere la nostra live. C'era la nostra live. Non era censurata. Me lo ricordo così. C'era la live, sì. Non era vista. Vabbè, comunque, dai. Vaffanculo. Allora, qual Twitch è c'è? Su Twitch c'è. Ma che smalto ho perso? Non ho capito. No, io non l'ho mai messo lo dello smalto, ragazzi. Occhio, no, non l'ho mai usato. Ho già levato. Dammi il token, Gianlu. E tu dover token? Tanto è, a parte che è assurdo che questo computer non sia loggato col cerbero. Non c'è il servizio sul sito delle Iene, lo scorso servizio. Io testo token. In ogni caso faccio l'accesso. Vabbè, una curiosità. Una curiosità. Ma non siete contenti quando le live durano di più? Scusate. Curiosità. No, devi fare ricordo. Ah, ha detto voi che oggi un'ora. Sì, Andrea, sono qua. Eccoci. Un'ora. Sì, il vote. Andiamo sul nostro VOD almeno. E eccolo. Le Iene, ma che è stata a fa? Sì. Non era, questo era Dose, eh? Entrambi, l'abbiamo visto nella stessa puntata. Ah, ok, è vero. Per quello che è tutto copyright. Tutto copyright. Ma quindi non c'è su YouTube sta puntata? No, perché andrebbe stramontata, ma... Grevissimo, casino. Però. Quanto è brutto perdere le puntate nell'archivio. Vabbè, la lasciamo salvata per i sub, dai. Ma... Come quelle del collegio integrale. Dopo due mesi vanno... Le possiamo salvare, però. Le possono lasciare, no? Sì, sì. Mi sono sbagliato. Bisognerebbe farlo con tutte le live che sappiamo che lo carichiamo. Vabbè, sciarpa. Non è che hai detto una cosa grave. 5.000 eccolo, persone ecco ti dicono il contrario. Ma santi Dio. No, appunto. Beh, dai, ma sciarpa. Il finanziato di Manuela cerca... Metto reaction? Sì. Aspetta. E poi se vai a vedere... No, è vero, carabiniere è vero, pure è, vero. Ha fatto, è una cosa okay gravissima se vai a vedere. Sì, sì. Ah, cioè, minchia, un carabiniere che sta d'accordo. Io sto soffrendo in questo genere, momento. Regà. Bravi, mi avete fatto del male. Ah, assaporate il mio dolore, mi sono autosbugiardato. Vai, zoom, Marco, zoom sulla faccia di Simone, fai gustare. Anzi, proprio così, proprio. No, dove va? Proprio... No, no. Oddio, che vibes.
mi ricorda qualcosa. Usatelo per il Reddit di domani. Vabbè, andiamo avanti. Come si fa? La scena... Come si fa? Va. Marco, ciao. Ah, non riparte più. No. Siamo a 6 minuti, ricordiamoci. 6:12. Ecco. A posto. Aspetta. No, aspetta. Ah, no, volevo vado io. Più di una mito rossa. Avete sbagliato persona. Abbiamo fatto delle domande. Avete sbagliato persona. Questa macchina come l'ha trovata lei? Questa macchina chi gliel'ha data? A lei. Va bene. Ma l'ha comprata lei? So, se vuole cosa devo fare? Devo farle vedere lo scontrino? No, gliel'hanno regalata questa macchina, giusto? Va bene così, chiamo la mia caserma. E alla domanda sulla macchina rossa, il carabiniere smette di interloquire con noi. No, le volevo chiedere, gliel'hanno regalata questa macchina? Posso chiederle? Sia tranquillo. Noi siamo tranquilli, ma la macchina ci risulta essere stata regalata da Roberto alla sua fidanzata. Maresciallo, perché se ne va quando facesse questa cosa? Io non autorizzo, dai, per favore, su. Mi passi per favore il signor capitano? È in attesa del capitano. La cosa un po' surreale è che questa macchina qua è stata regalata da Roberto Gazzanini, lei lo sapeva? Lo dice lei, va bene? Sta parlando in maniera diversa. Questa macchina è stata la mia ragazza. Come la famiglia ha fatto anche degli sposti per questa storia? Quindi aspettiamo notizie dalla procura. E allora, in attesa delle notizie... Quante cose ha detto che la ragazza ha evitato? Lui si è fregato un attimo. Maresciallo. Anche lui si rifugia in caserma, comunque. Questa safe zone. Sì. Ironica, tra l'altro. Eh? Sì, emblematica, sì. Come John Wick quando rientra nell'hotel. Che sbigottiti da quello che stanno guardando. C'è chi si commuove, chi scuote la testa. A Roberto gli si inumidiscono gli occhi e gli vengono i groppi in gola. Ma conosciamo meglio quella che per 15 anni si è spacciata per la modella brasiliana di cui si era innamorato Roberto e che ancora non ha ammesso di essere la stessa persona. Valeria Satta e Maya coincidono. Ascoltami, la carta dalla quale... No, la carta soldi. Sì, la postpay è la mia. Oh, ok. Perfetto. E quindi per quale motivo Maya si fa mandare i soldi nella tua postpay? Tu hai fatto credere a Roberto di essere fidanzato per 15 anni o Alessandro Ambrosio? No! La voce di Maya e la tua sono uguali. Tanto qualunque cosa io ti dica, penso che tu non mi creda. E allora noi chiamiamo Roberto per farlo parlare con lei. Cosa gli vuoi dire? Parla! Zoom per riempire il pallino proprio. Non si deve sprecare un pixel. Perché te ne vai? Parla con Roberto. Sì. Parla con Roberto. Ma poi ci ripensa e decide di confessare tutto. Roberto? Allora, io ci sono dentro con tutte le scarpe. Come faccio a spiegartelo? Ascoltami, questa voce dice di essere stata Alessandra Ambrosio? Sì. Ok, questa voce dice di aver avuto problemi di cuore? Sì. Basta, non abbiamo più niente da dire. Okay. Ma prima di salutarci, Valeria Satta ci confessa un'ultima cosa. Non l'ho architettata da sola. E non è nato perché l'ho chiesto io. Non è una vittima scelta da un elenco. Ok. A questo punto in sala scoppia la commozione. A Roberto iniziano a tremare le labbra. Il suo dirigente si mette le mani sui capelli. Il presidente rimane a bocca aperta mentre la moglie sorride esterrefatta. La mano di Roberto intanto cerca conforto con quella del compagno di squadra, mentre il suo viso si trasforma in una maschera di lacrime. Mi fate piacere. Non mi voglio masturbare mentalmente su questa roba, non voglio godere di questo di questa cosa. La cosa bella è che è libero, se quella che rideva pure, che mo magari finalmente l'ha vista e dice cazzo, non esiste. Forse l'unica cosa positiva è quella. Che no, sì, ma si stanno concentrando su tutte le emozioni, diciamo, negative che stanno a provare le persone, specie quelle di lui, no? Non me va di questa cosa, cioè di fruirne. No, secondo me va visto per criticare la condotta, vabbè, che tanto è inutile perché continueranno, però cioè, vanno elogiati per certe cose, perché alla fine alcune inchieste sono pure interessanti, però veramente è una roba vergognosa. Mi viene di chiuderlo, però ovviamente non lo chiudiamo per dovere di cronaca, però le sensazioni che mi dà sono tutte negative. Sì. La visione del servizio è finita e la sala, con gli amici più cari, esplode in un applauso liberatorio. Roberto finalmente si è svuotato di una tensione che lo teneva bloccato da anni e a caldo si sfoga così. Brutto, è... c'è un misto di delusione e rabbia, fa male. Adesso è un nuovo inizio, Robby, però, eh? Che parte da domani, perché noi ti stiamo per proporre una cosa, ci vuole tanto coraggio a farla, te la posso chiedere? Sì. Io ho fatto un biglietto aereo, noi vogliamo andare con te a guardare in faccia questa ragazza, questa donna. Cosa? Te l'ho detto, no! L'ho detto prima.
Lo portano dalla vera modella. Lo portano, ma non può capire lui con che mood arriva là sotto. Lo portano proprio davanti la porta. Ma che senso ha? Gli esonano e vedono tipo se lei si mette sulla finestra. Non mi spoilerà troppo. Guardiamo, non ha alcuna utilità per aiutare questo ragazzo. Ormai quello che devono fare è iter legale, quello che volete, ma questa cosa è pura spettacolarizzazione. Se accetta di farlo, ok, è una cosa scelta, ma non ha alcuno scopo più alto che ma sai che cosa sembra il contentino, guarda, te la facciamo vedere la donna di cui ti eri innamorato, magari te innamori uguale, te innamori lo stesso. Dai, la di sadismo, ma pure cioè. Infatti è più sadico, no, io la vedo più non ce la posso fare, perché stai portando una persona a stare male. Poi magari lui dice io voglio confrontarla, sì, voglio vedermi con a quattro occhi, e ci può stare, rispettabile anche questo, sì, però il fatto è che proprio lo dovrebbe decidere lui, non uno delle Iene, dice sono della televisione nazionale, quindi devo fare sto servizio. Ah, dicono non vada la modella. Da Valeria. Dalla signora. Ma quale modella? Magari si innamora di Valeria. Non ho capito un cazzo. Come la posso chiamare? Io pensavo perché in aereo, dico, vanno a trovare la vera modella. Sì. A maggior ragione non ha senso. Non ha senso allo stesso modo, ovviamente. Ho capito un cazzo io. La tizia cavestaglia. Ok. C'avevo capito un cazzo io. Pensavo tipo il contentino, te la famo vedere davvero. Vabbè, non sarebbe stato così assurdo per loro. Quello era proprio Black Mirror. Ma infatti ho detto, no, assurdo. Vabbè. Ma che te pensavi che te stavi con questa manave? capito? Mi sembrava la coglione. No, dico, ti immagini che dicevano una cosa del genere. Ti giuro, raga. Scusate, sono stupido. Scusate. Vieni con noi. Ora. Domani mattina c'è un aereo. La vuoi vedere? Non gli va, lascialo sta. Cioè, fammi sentire la colonna sonora. Ora, domani mattina c'è un aereo. La vuoi vedere in faccia questa qua e dirgli tutto quello che pensi e che provi? Non senti questa esigenza? No, la senti te che devi fare il servizio. Vuoi che si crei questa scena nella realtà e lo stai convincendo con le telecamere puntate in faccia. Questo era un servizio, era lui che guardava dei 4 minuti, non c'aveva nulla. Non penso che di sua spontanea volontà avrebbe mai fatto sta cosa, mo se sente magari pressato. Guardate che linguaggio del corpo, regà. Ha fatto chiusissimo. Ma c'ha ragione pure Marco, no? Se no guarda come finivamo il video con 9 minuti. Certo. Ma poi soprattutto arriva a 25. Ma ti senti quasi in obbligo, no? Davanti alle telecamere. No, non me va. Cioè ci vuole coraggio per dire una cosa del genere. Poi, e ripetiamo sempre, ragazzi, che secondo me si sta parlando di una persona che tanto a posto con la testa non ci sta. No, che non quindi io di no. Andrei, capito, andrei proprio con i guanti. In chat hanno scritto una cosa orribile, tanto sanno che è manipolabile. Una cosa orribile. Guarda, è proprio quello a cui facevo riferimento, ragazzi. Sto scherzando. Sì, ma perché è finita la storia, è uscito da quella condizione problematica. Stanno commettendo lo stesso crimine per il quale presumibilmente lo hanno salvato. Lo fanno per fare share. Diciamo, non prendono soldi direttamente da lui, non gli tolgono niente, però fanno content con lui, col suo dolore. Vediamo. È quasi circonvenzione incapace, sì. Vediamo quando cederà. Una parte sì, dall'altra no. Sì, sarebbe quello di svuotare quello che c'ho dentro. Però una volta là davanti non so se mi fermerei. Una parte no, vedi. Dimmi di sì. Solo se vuoi. Se vuoi, ma resta un po' finché non dici sì. Io il biglietto te l'ho fatto. Madonna mia, non lo sopporto. Il diavolo. Non lo sopporto. Il diavolo. Io gli ho già fatti biglietto, lui vuole convincerlo. Certo, Terribile. Cioè, pure questa è una tattica per mettere pressione a una persona, certo. No? La cosa più corretta da fare sarebbe che ancora non c'è il biglietto, certo. Decidi tu. No, invece questa è proprio una tatticona da venditore di macchine proprio. Sono andata. No. Ci andiamo in Costa Smeralda. Ce la fai, Robby? E ce la facciamo. Tanto abbiamo fatto 30, facciamo 31. Roberto ha ritrovato la sua forza da leone. Domani mattina partiremo per Cagliari per affrontare quella donna che gli ha rubato 15 anni di vita. Ma questo è il momento di festeggiare. Il cellulare di Roberto impazzisce. Mamma, il telefono che ti sta esplodendo. Sei un fenomeno, cazzo. Mi hai fatto... Sei un fenomeno. Ti voglio bene. È un fenomeno. Il contentino. È per Renatino, raga. Per Renatino. Sei in grande, Renatino. Lo chiamano subito. Ma dai, che mi hai fatto commuovere. Ma lo sai domani io e lui dove andiamo? Ma a Cagliari. Veramente? Adesso a beccare? Sì. Ah,
E la stessa notizia la dà pure al fratello. Ci credo. Guarda, uguale, un'altra volta perché parto anch'io. Ma la chiamata più commovente arriva madre, dalla mamma. E l'ho visto anche le visioni. Quindi va così a mia mangiare, sta disgraziato. Dice Manuela, sì. No? Sì. Forza, signora Giusi. La tensione a questo punto è svanita. È il momento di fare le chiacchiere da soli con Roberto. Tutta questa storia inizia tipo 90. 15 anni fa. Tu quanti anni avevi? 28. Oggi quanti ne hai? 42. Chi ti ha presentato questa maglia? Non lo conosco. La chiamo ex amica. Perché quello che mi ha fatto non potrà essere altrimenti. Mi ha detto, ho conosciuto questa persona. Ma lei ti aveva detto di averla vista dal vivo? Sì, 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 lei mi ha detto che sono stati insieme per una giornata intera, che avevano fatto shopping insieme. Quindi quando te ne parlava come uno che la conosceva? Sì, sì, aveva anche una foto che traeva insieme nella camera di Manuela. Cioè Manuela e Alessandra Ambrosio. Alessandra Ambrosio, sì, esattamente. Ma tu a distanza di tempo puoi capire se era un fotomontaggio? Ovviamente lo è. E tu non te ne sei accorto? No, no, perché chi l'ha fatto l'aveva fatta bene. So che è una domanda un po' strana, Robby, però insomma, a 28 anni, non nel pieno della tua, permettimi il termine, siamo tra maschi, no? Virilità, no? È stato duro anche quello, è stato duro anche quello, non poter andare con altre ragazze, poter condividere un letto con un'altra persona. Cosa, Robby? Cioè tu mi stai dicendo che in 15 anni non hai mai avuto nessun'altra ragazza? No. Tu eri innamorato di questa Alessandra Ambrosio, sì. E hai avuto solo lei? Sì. Quindi non avete mai fatto l'amore, per dire? Telefonicamente. Cioè, almeno alcune volte. Quella del vestaglio. Quella che ha la vestaglia. Col vestitino. Ma pensa questa che cazzo ha fatto, no? È quella secondo me si masturbava più, guarda i bonifici. I sordi, quella cioè, si metteva davanti i bonifici, sì. e se toccava. Con la poste pay. Guarda che, sì, poi sì. Che poi divento volgare. Ma guarda, aveva detto bene Gianluca, per lei era un lavoro a tutti gli effetti, Rispondeva, sì. No, fa parte della manipolazione anche quello. Ma chissà quante buono. Ore c'è stava al telefono, zio. Ma certo. Ma poi stavano ma ore e ore al telefono. Te lo tieni buono anche col sexting. Avevano stipendio. Pure che domande di merda. Cioè, ma veramente è una cosa vergognosa. Come dice Anna, violare l'intimità di quest'uomo. Ma certo, ma poi lo sai, è palese, no? Vabbè, lasciamo perdere. Siamo con chiamata. Andavamo anche la cover di Ginevra. Quindi facevate il sesso telefonico, insomma. Sì. E questa cosa. Il che mi piace perché l'hanno usata anche Muse in una canzone. Ah, top, quindi non lo sapevo. Ci sta. Okay. Bastava. Il sesso telefonico, proprio. Diciamo che magari le prime volte c'era la novità. Ma questa cosa del sesso telefonico per quanto è andato avanti? No, beh, non assai, perché non c'era più neanche lo stimolo, perché non hai niente di. Don Vito scrive: sto piangendo per questa cosa. È una storia molto triste. Bruttissima. Niente da toccare. C'è nemmeno quello, cioè. No. Tu quindi in 15 anni non sei andato a letto. Sì, l'hai già detto, abbiamo capito. No. Con nessun'altra donna. Non nessun'altra, cioè, tu non sei andato a letto mai con nessuna. Sì, no. Ma basta! Cioè, aspetta, Simo, ma tu non sei mai andato a letto con nessuna? Dai, ma no. Vai a letto con qualcuno ogni tanto. Vai a letto con qualcuno! Vai a letto! 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 Testa di cazzo! No, Marra, no! Cioè, ma che cazzo è? 30 volte gli ha fatto sta domanda. Voleva fargli dire che è vergine. Sì, no, vergine non credo. No, ha detto mo che, cioè, ha fatto poi la domanda, ma tu sei andato mai a letto con una donna? Poi gliel'ha peggiorata. Ah, dici che gliel'ha messa proprio sulla sua vita, perché non dall'inizio ha detto, ma tu dai 28 e 42 non sei andato, ok, ma tu mai proprio neanche no, prima. L'ho captata, gliel'ha chiesta proprio in generale, sì, sì. Perché era vergine. Ora peggio. Sì. Cazzo c'entra poco sta storia, anche fosse. Con nessuna donna. Con nessun'altra donna. Non nessun'altra, cioè, tu non sei andato a letto mai con nessuna. Sì, no, beh, in questo caso sì, però cioè io alla fine quando... Ah, ha detto in questo caso in sì. In questo caso, non, okay. Non so, ma comunque anche fosse non aveva ancora risposto. Ok, ma però poi sa pure che sta in televisione. Sì. Dai, pure ma non lo so, che cavolo ne sai. Ma anche fosse, ragazzi, ma sta sotto pressione, si vede, ma sì, ma poi ai fini di cosa? Cioè, rivelare la sua eventuale verginità, se così fosse. Precedente a questo plagio, che cazzo c'entra? Non è neanche connessa la storia, no? Per aggravare. Sì, capito, a buffo. Comunque, è una cosa sempre per stimolare reazioni di pancia, penso. Sì, sì. Vergine. Esatto. Ci stanno altre possibilità, che secondo me c'ha ragione Davide, però sulla parte 3, perché per come sta andando
questo servizio, secondo me ci sarà una parte 3 dove lo portano da Alessandro Ambrosio. Capito? Guarda, che potenzialmente, guarda, potenzialmente, secondo me, se vedono che fa share, lo fanno. Sì, a voglia. Poi lui, lui è prega. Stato innamorato di te per 15 anni, pensava di essere il tuo fidanzato. Sì, sì, sì. Secondo me sì. Ce lo porta. Rispetto a una persona, la rispetto fino in fondo, quindi difficilmente me ne vado con un'altra persona. Tra le tue parole traspare come se tu questa persona l'avevi davvero. Sì, perché comunque per me era una storia, tranne questa cosa qua che è pesante, mi rendo conto. Tante volte vedevi un'altra persona, avevi quello stimolo, però ti frenavi, preferivi magari salutare tutti e tornare a casa. Come si fa per 15 anni a non fare l'amore, Robby? Come si fa? Esiste, oh. Con la masturbazione. Fai da te. Molto semplice, però. No, ma veramente, dai, è uno schifo, lo possiamo dire ufficialmente, fa schifo sto servizio, fa veramente schifo. Ma secondo me, guarda, mi sto incazzando, hanno rovinato il primo, sì, come sì, si sì, fa sì, per sì. 15 anni non fare l'amore, secondo me in chat lo sanno praticamente tutti. Sì, vabbè, ma essendo... cosa vuoi che ti risponda, porca puttana? Che pip, che te deve dire? È ovvio. Ma te l'ha detto pure prima, facevamo sesso telefonico, cioè, come si fa? E come si fa? Mi sta a distruggere più sta sì, parte sì. che la truffa. No, ma prima ci stava, ma qua è veramente vergognoso. È una domanda stupida, perché a parte che è sdoganato ormai che ci sono molti uomini e donne che arrivano anche ad un'età avanzata, sì. vergini, quindi come se fa? È pure un giudizio, cioè ma come fai? Nel senso che sei scemo? Sì, sì, sì. C'è pure un po' sta cosa, no? Certo. Sì. Cioè, a mente fredda, no? Secondo te qual è la cosa che ti ha fatto cascare dentro questo tranello? Io mi sono fidato di una passero che mi ha fatto vedere i suoi documenti, i suoi certificati di problemi cardiaci, visite. Cioè, tu dici, io ho visto questa mia amica Manuela, perché non mi dovevo fidare di lei? Certo, l'ho vista crescere, perché mi dovrebbe dire una cosa anziché un'altra. Ma quando sei andata a comprare questa benedetta Alfamito rossa? Si era detto da Maya di comprare una macchina che poi avremmo fatto a metà. La sensazione era quella che con la propria ragazza tu facevi questo pensiero a un'amica che ci ha fatto conoscere. Manuela, basta scappare. Quella metà erano sempre i suoi soldi, sì, no? Capito sì, come? A che titolo? Ma appena esce, perché scappi come una truffatrice? Manuela, perdonaci. Dici la verità, perché ti nascondi dentro una caserma dei carabinieri? È molto semplice, perché ci lavora proprio il suo fidanzato. Carabinieri. Volevo parlare col maresciallo Romano. Il maresciallo Romano non ha nulla da riferire. Volevamo sapere se sapesse che la macchina che utilizza è un corpo di un reato. Guardi, le sto dicendo che il maresciallo non ha nulla da riferire. Niente, Manuela Passero si è nascosta dentro la caserma dove lavora il fidanzato. E oltretutto, proprio davanti alla caserma, c'è la famosa Alfa Mito Rossa. Una macchina regalata con inganno da Roberto Cazzaniga alla sua fidanzata. Glielo faccio sapere, ecco. Siamo di ufficialmente che l'Alfa Mito Rossa fa schifo al cazzo? Scusate. Scusate per questo opinione. Non ti piace come macchina? Fa schifo al cazzo. Vabbè, possiamo dirlo, no? Leviamo un attimo anche questa concezione popolare. Che bella l'Alfa Mito, orribile. Vabbè, ce l'aveva Ivan. Gli alfisti... vabbè, mi dispiace per Ivan. Gli però alfisti mo... sono pericolosi. Tanto mo l'ha rottamata, quindi... Appunto, lo possiamo dire? Sì, non... Siamo me... d'accordo? Ma a me quel tipo di macchina proprio non è mai piaciuta. A me non piacciono le tre porte, innanzitutto. Le trovo molto claustrofobiche. Sì, 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 sì. Quindi non mi sono mai piaciute. Poi... Ok. Scusate, eh? Diciamo, no, però prego, da esperto di motori sì, sì. e da detentore di patente. Qual è la tua macchina preferita invece? La mia macchina preferita è il Maggiolino. Che è uguale, il modello è quello. Utilitario. Non me ne frego un cazzo delle macchine. Però effettivamente la trovo esteticamente orrenda. Ma vabbè, io delle macchine capisco meno che de fregna. Ma nulla da riferire. Ma la cosa sconvolgente è che non è l'unica macchina che hai regalato, vero? No, ma gli aveva dato la sua macchina a un suo amico che aveva fatto un incidente distruggendogliela. E quindi lei era rimasta senza macchina, al che si è detto, prendiamogli la macchina. Che macchina gli hai regalato? Una Ford Fiesta nera. E guarda caso, è proprio la macchina che Valeria Satta, in arte Maya, aveva quando l'abbiamo incontrata. Ma c'è di più. Ci sono le centinaia e centinaia di chat che Roberto e Maya, ovvero Valeria Satta, si sono scambiati in tutti questi anni. Noi abbiamo letto queste lunghe conversazioni dove tu, tra l'altro, spesso la chiami amore, no? Certo. Lei non ti chiama mai amore, non te ne sei mai accorto? Difficilmente mi chiamava amore. Infatti ogni tanto io dicevo, oh, tanto mi puoi chiamare. Allora, quando io chiedevo, amore, però, cioè, lo sai che a me non piace dire certe cose. Infatti, mentre Roberto spesso la chiama amore, lei si limita sempre a Tato, Tatino, Cucciolo. In queste chat ci sono anche cose un po', cioè, tipo che mio padre e i ragazzi insieme a tutti i colleghi si trovano in un bunker perché la base non era più sicura. Ma hanno detto che erano militari, andando a vedere un telegiornale vedevi che c'erano stati appunto degli attacchi e quindi tu dicevi, ah, beh, allora tornano i conti. Cioè
tu potessi fare regista, tu sei sprecata, credimi, perché potresti scrivere sceneggiature e vinceresti gli Oscar. Mi piace molto che non te ne rendi conto che stai mortificando. Non fare la vita. Ma vai a cagare. Ve lo chiedo per cortesia, perché io comunque soffro di ansia. E sti cazzi. Ma li mortacci tua e dell'ansia che ti viene. Cioè, rispetta la mia ansia e la mia depressione, certo, porca puttana. Cioè, circonvenzione da incapace. Il fatto che mi avete scoperto. Il fatto che avete scoperto un mio reato mi sta rendendo triste. Ma vai a vaffanculo, dai, stronza. Cioè. Un fossile dei suoi malanni è una caratteristica di questa donna. Lo ha fatto con noi. Soffro di ansia e di depressione. Come per 15 anni lo ha fatto con Roberto. Certo, quando tu scrivi: tata, stasera c'è il compleanno di zio Ciccio, posso andare? Sì, perché ci dovevamo sentire alla sera. E tu gli chiedevi il permesso se potevi fare delle cose, perché poi lei doveva mettere le macchine. Che vuol dire poi ste macchine? A un certo punto in queste chat ti dice sempre: Robby, ho le macchine. Le macchine che le aiutavano a respirare, per il cuore, per la pressione. E aveva tutto l'equipe e anche delle infermiere in casa con i macchinari apposta per monitorarle, per salvargli la vita qualora ce ne fosse stato bisogno. Robby, questa persona davanti a noi sta bene, cammina, va in giro, va a fare la spesa, non ha nessuna macchina attaccata. No, okay. Non ho macchina attaccata. Non è a macchina attaccata. Perché continua a dire che hai macchina attaccata? Perché non gliele dico io queste cose. No, continui a mentire spudoratamente, capisci? Allora, io sto cercando di spiegarmi, no, solo che tu dici minchiate, che è diverso. Spiegare significa dire la verità. La faccia di bronzo, capito? Vabbè, hai ragione tu. Punto lui ti dice: mi ha chiamato Versace per una nuova linea per scavalcare le procedure standard, 285 euro. Sì, lei lavorava in questa fashion di Milano. Ti chiedeva sempre dei soldi a te per lavorare. Sì. Perché devo dare dei soldi per lavorare? Se uno mi vuole dare un lavoro mi devono dare i soldi loro a me, no? Diceva che devi pagare una tassa, mettiamola così. Cioè, sai che tutte queste cose non sono vere, no? L'hai capito? Eh beh sì, adesso sì. Lui a volte non aveva nemmeno i soldi per comprarsi una pizza. Posso dirti una cosa, però sono io che di recente gli ho detto: Robby, vai, comprati la pizza. Grazie. Una concessione. Io non ce la sto a fare. Se mi sono rimasto in uspicci. Costa un ban, sta live. Che poi, tra l'altro, cioè, io mo non voglio assolutamente fare conti in tasca a sta persona, ma considerando i soldi che ha sborsato, un pallavolista in Italia non è che guadagna bene. Era arrivato anche in nazionale, per carità, però... Cioè, da quello che si è fatto intuire anche nel primo servizio, si è pure indebitato lui, l'ha detto. Sì, gli dava tutti i soldi pure ai genitori. Cioè, una cosa veramente devastante, perché comunque non stai a parlare di un calciatore milionario, che comunque è la truffa allo stesso livello, però sì. Cioè, a un certo punto arrivi addirittura a indebitarti. Quanta per forza. Ai genitori, mi pare. Sì, l'avevano detto nel primo servizio, sì. Questa cosa è bellissima. Questa persona adesso, purtroppo per 15 anni gli ha rubato tutti i soldi. Rubare, sai cosa significa? Ha lavorato, faceva i chat erotiche. Un'altra persona che sta molto male. No. Questo è sostituzione di persona. Che amore è una donna che mi chiede solo soldi? Sì, no, beh, diciamo che quando mi chiedeva i soldi era per fare il lavoro o per fare operazioni oppure per prendere i farmaci o comunque per fare spesa. Ed eccola una delle tante liste della spesa: acqua, shampoo, insalata, brioche, savoiardi, due certose, detersivo bagno, uova, tortelli, pancetta, busta di tè, uovo, eccetera. Uno con malato di cuore non mangerebbe pure la spesa. Mi facevo la spesa perché lei mi disse che aveva i conti bloccati dalla morte dei bisnonni per eredità. Tu non hai mai avuto un momento in cui tutti i cibi italiani. Aspetta un attimo. Italiana, io... Vabbè, italiana. Dai, ci sta. Sì, cioè la domanda te la fai. Ma pubblicità. Giustamente dico, soprattutto la modella non mangia. Fede mi ha detto che guanzi devi farmi. La modella che ti chiede le birre, raga, non ha molto senso. Sì, infatti, può essere, però i savoiardi sardi fanno ride, capito? Metteva un frutto brasiliano, faceva ridere. Beh, appassionata della cultura culinaria italiana. Ma se io non gli mando questi soldi, certosa. Ma mancava non Brasile, non arriva neanche. Fede mi ha detto dei guanti, devi farmi sapere quanto vorresti spendere. Tu gli dici dopo ti metti i soldini per Belo e il regalo di Fede. Perché doveva fare un lavoro con Belotti, mi diceva. E Belo vuole collaborare. Belo inteso Belotti? Sì, ho fatto fare il preventivo. Lui 350. Ok, dopo ti metti i soldini per Belo e il regalo di Fede. E Fede chi è? Sta Fede è una delle Winx amiche sue. Chi sono ste Winx? Sono le sue amiche fidate. Raike, Fede, Valli e Ania. Sono quelle che sono sempre state vicino anche nei momenti più bui. Lavoravano insieme. Le Winx è un nome che gli aveva dato Manuela. Queste sue amiche le chiamava Winx lei? Sì. Ma tu con queste ci hai mai parlato al telefono? Sia con Valeria che con Federica. Winx, chi è Valeria? Valeria Santa. È davanti Valeria Santa. No? Io voglio sapere come la vedi.
Aveva un tumore al seno. No. Ma perché sei così? Vabbè, ascolta, facciamo. No, sta benissimo, non. Vabbè. Non ha un nessun allora, tumore. Se... E loro avevano da pagare questa casa. Le Wings. Sì. Quindi magari anche la corrente, anche internet. Tu gli pagavi la corrente, internet? Sì, da mangiare. Anche alle sue amiche. Sì. Ho già dato i 100 alle Wings come mi hai detto. Dopo li avviso. E ancora? Tato, le ragazze non hanno più internet a casa. Insiste. Ciao Tato, senza internet è un problema. E poi anche tante altre liste della spesa. Caramelle, crackers, budini, spinacine, pasta, ragù, ghiacciolo, scottex e würstel. Oh, mangiavano queste Wings. Se tu mi dici, vale. Prima gli ha scritto sono a casa con 39 di febbre, quindi c'è, cioè, ma perché gli scrive poi, la lista della spesa per fargli sapere quello che si compra, che gli ha scritto prima gli sono a casa con 39.3 di febbre, che è grave comunque abbastanza, stato poi subito lista della spesa, no, per farsi fare la spesa. Ma chi la porta? Buster. Cioè lui va a fare la spesa. No, se fa mandare i soldi. E spinacine. No. Ah, quindi lei è specifica, sì, tutte, sì, le cose che deve comprare. Okay. Sì, sì, deve avere sempre crackers, budini, spinacine, pasta, ragù, ghiacciolo, scottex e più. Doveva sempre farlo sentire in colpa della, sì, sua condizione precaria di salute, per quello che l'ho detto. De povertà e di bisogno di cose. Per, sì, sì. Una top motivi. Model. Sì, sì, una top model. Infatti va avanti a caramelle e budini. Sì, sì. Come dicono in chat. Sì, sì. Oh, mangiavano queste Wings. Se tu mi dici, Valeria, ho bisogno di 15 euro, io ti dico, tieni 15 euro, te li sto rubando. Ma lui ti ha dato... Ma questa è completamente... Cioè, 18.000 euro, 700.000 euro. Ma mandala al gabbio questa, vi prego. No, o te li sto dando? Che è diverso. Ti posso dire una cosa? Hai una lucidità di dire bugie che mi mette paura. Cioè, a me sta roba fa paura. Italiano! Fingere di essere una modella che ha problemi di cuore, facendo credere a un povero Cristo che hai bisogno di soldi, quello si chiama solo con una parola. Sai come si chiama? Truffa. Ok. Tu non sei stato fidanzato. Ha capito un momento da lei. Voce, no? Sì. Questa voce ti manca. Ovviamente. Mancano quelle chiacchierate che si facevano, che ti potevi aprire senza nessun problema. Era il mio angolo di comfort, ma poi in quell'angolo diventava buio e vivevi quell'incubo. Cioè, tu hai consapevolizzato che per 15 anni sei stato fidanzato con una persona che non esiste. La parte più brutta adesso. Prima era ogni giorno un pensiero rivolto a questa persona che diceva che stava male, che soffriva, che era sola, che l'unico sfogo che aveva ero io. È come risvegliarsi. Sembrava sia un sogno che un incubo. Io penso anche che Roberto inconsapevolmente questa cosa di questi 15 anni gli abbia comunque dato un sollievo. Perché Roberto l'ha indebitato, sta male, gli hai rubato 15 anni della sua vita che non avrà mai più. Io spero che marcisca in carcere. Però ogni tanto stava bene. Minimo 15 anni di galera, minimo. Quelli che ha rubato. Esatto, sì. Persona che dice a tutti di essere una persona sola. Per cosa stai male tu? Perché sei... Grazie. 15 anni così. Okay. Io mai ero entrato in un turbinio che comunque provavi a nuotare fuori, ti ritrascinava dentro. Non riuscivi più ad uscirne da solo. Infatti ne sono uscito grazie a voi. Ma ora il peggio è passato. Abbiamo davanti poche ore di sonno. Chi dorme? Il giorno seguente, di buon'ora, ci imbarchiamo a Bari, destinazione Cagliari. E alle 11 di mattina siamo già in direzione casa di Maya. La prima cosa che ci salta all'occhio è... È quella la macchina, Robby, no? È proprio quella, è la Fiesta nera. Non voglio di spaccarla proprio completamente. Dentro quella casa c'è la donna che per 15 anni ti ha preso in giro. Crollare, questo momento, dolore. Dolore è la parola chiave di tutto. Ma guarda lui come gigione. Si gongola proprio. No? Dammene ancora. Ma dici Riccardo Dose qui. Riccardo Dose, dammene ancora. Dammi altra rabbia, altro dolore. È la TV del dolore. È quella, sì. Sì, quello che ha fatto. Se l'ha pensata solo lei. Dolore. C'è qualcun altro che l'ha aiutato in questa cosa. Il pensiero me lo sono fatto. È arrivato comunque il momento di affrontare la realtà. Come prima cosa, Roberto prova a chiamarla. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. E allora non ci rimane che andare a bussare alla sua porta. Qualcuno dall'altra parte sembra esserci, ma non parla. E allora... Vale, cioè, giusto parlare, non ti costa nulla, no? Tutto questo tempo, 15 anni... Non puoi uscire da solo, cioè loro rimangono fuori, non è un problema.
Loro mi hanno accompagnato qua perché comunque non potevo farlo da solo. Lo sai. Che affacci. Vale. Almeno rispondi, no? Cioè, cosa ti costa? Niente, proprio... non sarebbe... Non ha niente di umano a sto punto. È inutile stare qua. Ma mentre ce ne stiamo andando... È lì dietro, cazzo. Guarda. Roberto si sente preso in giro per l'ennesima volta. Apri almeno qua, no? Almeno dici quello che pensi. Non puoi non dargli almeno una risposta, Valeria. E intanto mi ha sempre visto. Sono io che non ho mai visto lei. Però sono contento che almeno la macchina la usi. Esiste quella, la vedo. Meno qualcuno mi ha risposto, il tuo caro. Sei là, ti vediamo che sei là. Abbi il coraggio di scendere. La macchina 1 è all'altra. Ce ne andiamo, ma Roberto è ostinato e gli viene un'idea. Ti aspetta in riva al mare, in fondo a casa tua, Roby. E poi si mette in attesa di riva al mare. Guarda che cringe. Era quello. Guarda che cringe. Alessandra Brosi. No, con la tipa. Ma sapete che cringe? Ma... madre di Dio. È venuta un'idea, la voce fuori campo. Gli lascio un biglietto a lui, eh. Ma che... grottesco. Mamma mia. Subito dopo ne spunta pure un altro. Sarà un segno. Passano le ore, ma di Valeria Satta neanche l'ombra. Non rimane che fare un ultimo gesto liberatorio. Scrivere sulla sabbia. Addio, Maya. Una promessa finale che si disperde subito nel moto della risacca. Ma rimane ancora un grosso dubbio. Ci sono altre persone che sono vittime di questa truffa. Cioè, no. Non è che ero andato così lontano, eh. No, cioè, sì, più o meno, sì. Cioè, peggio così. Ma che è? Le visioni? Ma è pare un film di Terence Malick sotto acidi. Ma voi siete completamente fuori di testa. Ci hanno voluto costruire sta narrativa non rendendosi conto però che... Ma che è? I bigliettini, mezzo... la scritta sulla sabbia, sta roba veramente, ma neanche al primo anno di cinema... Ci fa di mezzo una vittima. Veramente, di centro sperimentale. Ma che cazzo è? È grave. Mamma mia. Ma anche mio fratello è stato truffato da Valeria Satta. La saga continuerà. Beh, questo è grave e bisogna indagare, sì, su tutti gli altri. Finché si limitano a indagare va benissimo. Vabbè. Un'altra truffa che ha fatto quindi questa. Sì, probabilmente lui non è l'unico truffato. Comunque se ti organizzi ne puoi truffare anche 3-4 comunque, sì. Lavoro full time. Ma poi pensa in anni e anni e anni, sicuramente ci sarà stata qualche altra vittima, perché hai visto, c'è stata proprio organizzazione, pure che si sentivano tra loro, hai visto, più persone coinvolte. Sì, sì, è il loro lavoro. Ma a livello internazionale ce ne stanno tante organizzazioni, un po' quei bot che scrivono agli anziani e poi dopo te trovi in delle chat. Toccherebbe chiedere a Angelo Greco... Se te manda delle foto per poi chiedere dei soldi. Toccherebbe chiedere ad Angelo quanti reati e quali sono stati commessi per con questo caso. O all'avvocato Catania, anche ufficialmente invitato. In realtà oggi io e Marco, nella live sua, abbiamo reagito al video dell'avvocato Catania dove critica Donalì e dice tutte le cose. Questa è la legge per quanto riguarda le cose che ha, le leggi che ha infranto in quella clip del poliziotto. Però ci siamo ritrovati a criticare l'avvocato. Chad. Ma che Chad? Dico. No, quello è quello è l'avvo beta. No, mi dico l'avvo Chad, avete criticato voi? Oppure Catania? L'avvo beta. Ok. Catania. Perché che ha detto? Non ve lo spoilero, se lo vediamo domani o quando è. Ok, va bene. Allora ragazzi, noi ci vediamo domani. Grazie mille Raffaella. L'avvo Cell. Ci vediamo domani alle ore 15, ovviamente c'è anche Reddit, quindi caricate tante belle cosucce. Ciao, ciao, a domani, domani ciao, sabato, ciao. Reddit, ciao, ciao.